Nunzio Di Francesco nasce il 3 febbraio del 1924 a Linguaglossa, cittadina collocata nel versante esterno dell'Etna. Entrambi i genitori lavoravano nei campi. Nunzio, visti i sacrifici della famiglia e dei braccianti di Linguaglossa, comprende ben presto che i privilegi maggiori spettavano ai ricchi, mentre ai contadini restavano solo terre sciarose e colline argillose con ripidi pendii. Il 10 giugno del 1940 Mussolini annuncia l'entrata in guerra dell'Italia ed inizia la mobilitazione militare. Combattenti! Terra, mare e l'aria! La parola d'ordine è una sola! Ed accende i cuori e le armi all'oceano indiano! Vincere! E vinceremo! Nell'aprile del 1943, Nunzio, all'età di 19 anni, viene chiamato alle armi ed entra nel 5° Artiglieria Superga di Venaria Reale, in provincia di Torino. Il 25 luglio del 1943 cade il regime fascista e Mussolini viene arrestato. Inizia il governo Badoglio. La dittatura del generale Badoglio era di gran lunga più dura, più nera di quella del fascismo. Tre persone insieme non potevano stare, il coprifuoco dalle 9 di sera fino alle 6 di mattina, e Rovatta, che era il comandante, aveva sparare non in aria. Il Badoglio non dà conto a nessuno come governo, perché nascono i comitati di liberazione, cioè il 25 luglio ci sono i comitati pronti. Non c'è la parlata perché tutto è sotto controllo, perché i tedeschi fanno uno sforzo massimo, tutti quei pochi militari che possono avere disponibile li fanno entrare. Badoglio, malgrado le lettere, ha ricevuto delle lettere, lo sappiamo dopo, persino di quel comandante delle milizie partigiane della Spagna, Luigi Longo, dove ci dice... Ministro, non molla, perché l'Italia è tutta col vostro governo, faccia delle squadre di civili. I fascisti non alzeranno la testa, ma i tedeschi saranno costretti ad andarsene, perché la popolazione è tutta per la pace. Non gli diete nemmeno conto, non diete conto a nessuno. Pensava soltanto Badoglio. Si preoccupava come salvare casa Savoia, come salvare la corona dei Savoia, pur rimettendoci anche 500.000 uomini. Questa è anche un po' la mia disperazione. Si giunge così all'armistizio dell'8 settembre. Il governo italiano, riconosciuta la impossibilità di continuare la impari lotta contro la soverchiante potenza avversaria, nell'intento di risparmiare ulteriori e più gravi sciagure alla nazione, ha chiesto un armistizio al generale Eisenhower, comandante in capo delle forze alleate anglo-americane. La richiesta è stata accolta. Nunzio ed i suoi compagni apprendono dell'armistizio il 10 settembre e, come tutti i soldati dell'esercito italiano, rimangono sbandati e senza comando. Alcuni ufficiali di marca fascista... Noi ancora eravamo reclute e ci volevano consegnare ai tedeschi direttamente. Abbiamo capito un po', abbiamo dovuto calpestarle per scappare fuori dal cancello, sennò ci lasciavano lì chiusi per farci trovare i tedeschi. Poi li abbiamo calpestati, qualcuno non so se è riuscito a sopravvivere, perché proprio ci volevano consegnare. Ufficiale di complemento volontario, io, mio
compaesano e quindi della mia età, compagno, siamo rimasti, un altro di Gran Michele, siamo rimasti insieme, gli altri ci siamo dispersi e siamo rimasti lì, abbiamo affittato un villino, insomma si tratta di 10-15 giorni fino alla guerra, gli altri non abbiamo visto più nessuno, se non che i tedeschi arrivano e incominciano ad occupare le caserme abbandonate e di... dopodiché incominciano i manifesti, tutti i militari sbandati entro 24 ore devono presentare negli uffici pubblici, al comune, nei distretti, le cose che troviamo. Passavano con i camion, con le metraglie addosso, i fascisti che non avevano più le divise perché avevano paura del 25 luglio, avevano una fascia al braccio, facevano da spionaggio, là ci sono, là ci sono. Il proprietario, che era un vecchio che ci aveva dato un villino di 2 o 3 stanzette, incomincia a tremare, tutti coloro che avete sbandati, vi ammazziamo, vi portiamo in Germania e vi bruciamo la casa. Quello dice: state attenti, ve ne dovete andare perché se mi prendono me... Resistiamo 3-4 giorni, malgrado che di fronte ci facevano anche da mangiare gratis. Abbiamo ricevuto il massimo della collaborazione dei piemontesi, noi, dei veneti, tutti. Se non fosse stata per loro, ci prendevano a tutti. Ci hanno dato i vestiti in borghese, ci lavavano, ci hanno dato da mangiare. Nel gruppo di siciliani, una ventina circa, alcuni decidono di incamminarsi verso il sud. Nunzio decide di rimanere in zona e viene accolto dalla popolazione locale. Qui incontra Teresa, alla quale sarà legato da un dolce sentimento. Ho scoperto persino l'amore, per la prima volta, un incidente di percorso, va bene. Ero in una culla di oro. Diventai amministratore di un'azienda che vi posso dire di... c'erano qualche mille vacche, centinaia di cavalli, e siccome ero una famiglia di cattolici, pensa che questa maglia, cosa, e quella mi vestiva, no, queste scarpe, devo andare a messa alle 4 di mattina, mia cognata che ti porta, ti presenta, quella è come una contessa, tutta la girano, il mio nipotino che viene dal sud, quindi il cappotto con la martingana, il coso, ma ero diventato il piccolo Reuccio che veniva dal sud, ero diventato io qualche cosa di... E qua infatti a piangere non venire, ma io ero responsabile perché se i fascisti l'avevo dell'altro lato, c'era una cascina che era del comune, la continanza, una strada da Torino a Druento, e di, se mi prendevano finiva lì, non so, una cascina di centinaia e centinaia di ettari di terreno con tutti gli animali, 10 famiglie che ci abitavano, va bene, era uno spavento. Ed io mi assumo questa responsabilità, c'era un altro e me ne sono andato, hanno pianto però, e non ci sono andato fin quando non venì la guerra. Quando rientrai, loro mi consideravano, mi cercavano. E questi erano disposti a pagare per farmi documenti falsi la qualunque somma, non ci sono riusciti. Nunzio prende la decisione di unirsi ai partigiani della montagna sul Montoso. Entra nella 4ª Brigata Garibaldi, con a capo il comandante Barbato, Pompeo Colaianni, ed assume il nome di Battaglia Athos, iniziando la guerriglia partigiana nelle vallate alpine piemontesi. Perché la montagna si riempiva di partigiani, quando arrivai io ancora non è che ci fossero le brigate, c'erano le bande che portavano il nome delle vecchie bande dei carbonari. Poi quando arrivai a dicembre poi cominciarono a diventare le brigate, le divisioni, e il mio comandante che era Pompeo Coleanne di Palermo, il comandante Barbato, poi diventa il comandante dell'ottava zona. E per essere riconosciuti dagli angloamericani abbiamo dovuto sottostare al comando angloamericano. Non avremmo fatto la resistenza, non ci sarebbe stato mai.